Bon, il quarto d'ora accademico è saluto, io direi di cominciare. Aspetta, vediamo ancora. Vediamo ancora 30 secondi. Buon mattina, si sieda, cortesia. Occupate le sedie lì. Siamo in diretta. Buonasera, la meridiana Libertà, Giustizia e Idee per Rivoli vi danno il benvenuto. Diamo il benvenuto ai nostri candidati sindaco. Li conoscete tutti, però per quelli che non li conoscessero abbiamo messo i segnaposti. Questo incontro rientra nello spirito statutario della nostra associazione. Infatti, se vedete, il quarto punto recita: gli scopi dell'associazione favorire il libero confronto tra le tendenze politiche e sociali che si richiamano alle culture riformistiche, laiche, socialiste, liberali, ambientaliste e al pensiero spirituale e religioso. Quindi c'è gloria per tutti. Ecco. Siamo contenti di essere riusciti ad organizzare questo evento. È la seconda volta che lo facciamo. La scorsa fu nella primavera del 2009 in occasione delle precedenti consultazioni amministrative. Io direi che i preliminari sono esauriti. C'è qualche candidato, no? Ecco, ci sono dei posti, per cortesia vi sedete. Allora, noi abbiamo mandato ai candidati una serie di domande alle quali questa sera daranno risposta. Domande su temi generali, dell'economia, i rapporti tra cittadino e potere. E quindi adesso le riproponiamo. Quando le prime due domande le faremo noi, poi i giornalisti faranno la loro. I tempi di risposta sono di 3 minuti. Questo anche nella sfida tra Obama e il suo candidato, chi era l'avversario di Obama. Abbiamo le prime due domande e poi la lettura. Va bene, arriveranno. Allora, io ho preparato questi bigliettini da nome estratto inizieremo la serie di risposte. Quindi, signora, magari vuole fare lei, vuole fare la signora. Quindi abbiamo fatto tanto rumore per nulla. Cominciamo in ordine strettamente alfabetico da Valerio Calosso. Allora, questa è una domanda che può preliminare a tutto il re. Prego. Chiedo scusa, io vorrei dire due
No, adesso cominciamo. No, devo dire due cose perché non ti posso parlare. Lo so, ma abbi pazienza, perché se no diventa anarchico. Ma mi sembra corretto informare prima che abbandono la sala. No, senti, abbi pazienza. Bene, noi abbiamo lavorato e no, faccio la dedicazione. Allora, quando arriva il tuo turno è chiaro che lo puoi fare. Allora, i nostri territori, le nostre comunità soffrono da anni di un declino che possiamo dire ha origine che ha messo in crisi del modello taylorista del sistema industriale, l'affacciarsi di un modello di sviluppo post-industriale che ha coinvolto fortemente i nostri territori in termini economici, sociali e culturali. Un declino che è iniziato in maniera relativamente lenta negli anni 90 e all'inizio di questo secolo, con il sopraggiungere della crisi finanziaria del 2008, ha avuto una forte accelerazione. E non si intravede ancora una fine. Ecco, questa è una domanda di tipo generale, vorremmo sentire il vostro parere, se siete d'accordo su questa analisi e se no perché. Prego. Ma sull'analisi, buonasera a tutti. No, dicevo, non si può che essere d'accordo. In realtà, una volta tutti d'accordo, bisogna provare a dare delle soluzioni e dare delle ricette. Non possono partire, ovviamente, le ricette soltanto dal Consiglio Comunale e dal Sindaco di Rivoli. Ci vuole una politica globale per il rilancio dell'Europa e dell'Italia, e poi anche una politica regionale, e mi permetto di dire anche una politica di distretto, di zona. In passato si è cercato a livello di enti locali di formare il cosiddetto patto zona ovest, secondo me andrebbe creato un patto zona ovest anche come distretto industriale, perché, e questa è una cosa che può fare il sindaco e il consiglio comunale, perché si devono creare le situazioni e le sinergie tra le varie realtà produttive. A volte capita, è capitato, che due aziende vicine, non in diversi due comuni, ma vicine, non sanno che si possono complementare e implementare il loro tipo di produzione. Credo che da sempre è mancato, tranne un periodo, così lo ricordo anche l'assessore al lavoro Ezio Salmasi, che veramente ci credeva e ha fatto l'assessore al lavoro un anno con questa amministrazione, 5 anni con l'amministrazione Boetti. Forse era l'unico assessore che credeva un po' nelle cose che ho detto anch'io. È sempre mancato la figura dell'assessore al lavoro che riuscisse a mettere, non è semplice, quindi non prendetela come critica, ma prendetela come auspicio per il futuro, un assessore al lavoro che riuscisse a unire in un tavolo tutte le varie realtà produttive e imprenditoriali della città di Rivoli. Dicevo, le soluzioni sono tante. La prima, perché poi credo che stia finendo il tempo, la prima per rilanciare a livello quindi comunale, per rilanciare e far pagare, per quanto ci riguarda noi, meno tasse a chi investe sul lavoro. Grazie. Come? Grazie. Ma è chiaro che la domanda è molto attuale, vista la crisi economica in cui purtroppo tutti quanti noi ci troviamo. E chiaramente il nostro territorio ha subito in questi anni un declino molto forte, basta vedere l'area industriale di Villa Pagina. E quindi ogni comune ha il dovere di cercare delle soluzioni. Soluzioni, come diceva prima il collega, non facili, in quanto che il comune non è imprenditore. Il comune però deve cercare di mettere gli imprenditori nelle condizioni migliori per poter lavorare. E quindi, ad esempio, nella nostra città, con delle agevolazioni per poter inserire delle nuove aziende nel nostro territorio. D'altronde, come dicevo, questa è una crisi con origini lontane,
è una crisi che dimostra chiaramente come la nostra politica nazionale in questi ultimi anni non sia stata in grado di governare la globalizzazione, di governare la situazione economica. Purtroppo c'è stato un discorso di prevalenza della finanza sulle attività produttive. Il nostro territorio, con la crisi della Fiat, questa crisi ovviamente si è ribaltata sull'indotto, si è ribaltata sulla nostra città. Noi non avremmo mai dovuto, questa è una critica che io faccio a tutti i governi, sia di destra sia di sinistra, non avremmo mai dovuto consentire un trasferimento all'estero di troppe attività industriali. Cioè dovevamo con misure dovevamo fare una politica industriale forte. Non l'ha fatto il governo Berlusconi, non l'ha fatto il governo Prodi, non l'hanno fatto gli altri governi di sinistra. Cioè, ci siamo cullati con l'illusione che il libero mercato risolvesse tutti i problemi. Invece noi dobbiamo essere, io sono da sempre, per l'economia sociale di mercato. Economia sociale di mercato significa appunto che il mercato deve essere libero, però ci deve essere delle regole, ci deve essere un intervento dello Stato proprio per aiutare l'economia, proprio per mettere in evidenza qual è il ruolo sociale dell'impresa. E su questo noi dobbiamo batterci, questo è un tema che va rilanciato assolutamente. Noi come Comune dobbiamo proprio portare avanti questa politica nel nostro piccolo, di ricercare un rilancio dell'area industriale di Via Pavia, che in parte è una situazione molto difficile come conseguenza della crisi. Quindi cercare di portare a arrivo delle nuove industrie, delle nuove imprese, rilanciare quello che è il commercio, quello che è l'artigianato, quello che è l'agricoltura, cioè cercare nel nostro piccolo di portare un contributo per creare maggiori livelli di occupazione. E non dimentichiamo che lo sviluppo non significa solo industria, lo sviluppo significa anche, e molto nella nostra città, sviluppo del turismo, sviluppo di quello che noi qui a Rivoli abbiamo. Siamo qui nel centro storico, abbiamo chiese magnifiche, qui abbiamo la chiesa di San Rocco, la collegiata alta, edifici storici notevoli come nel sede municipale di Piazza Matteotti e Villa Canidussole e Via Capra. Ebbene, noi in queste sedi dobbiamo ristrutturarle, dobbiamo aprire al pubblico, dobbiamo portare qui le opere d'arte che abbiamo nascoste nei magazzini e quant'altro. Ecco, questa è un'ulteriore occasione di sviluppo e noi ci batteremo assolutamente per questo. Grazie. Grazie. Sì, io faccio una piccola premessa, nel senso che cercherò di attenermi il più scrupolosamente possibile all'oggetto delle domande, perché altrimenti rischiamo o non di rispondere alle domande o di essere troppo ridondanti. Allora, la risposta alla domanda che ci viene posta come domanda introduttiva al dibattito è una domanda che sostanzialmente mi chiede d'accordo sull'affermazione generale, ma devo dire che non posso condividere una visione di declino generalizzato sul piano economico, sul piano sociale e sul piano culturale. E non lo posso condividere proprio sulla base della mia esperienza da sindaco. È indubbio che la nostra città stia attraversando un periodo di difficoltà, di criticità. Del resto siamo la terza città della provincia di Torino, apparteniamo ad uno dei poli industriali più importanti del paese, quindi siamo frontali alla crisi. Tuttavia, nella nostra realtà, e parlo dell'area industriale, che ricordo a tutti, l'area industriale di Rivoli è la seconda o la terza della provincia di Torino, sicuramente dopo Mirafiori, ma è quella urbanisticamente meglio strutturata. Bene, nella nostra area industriale abbiamo sì delle situazioni di criticità, ma attenzione, abbiamo delle eccellenze che hanno colto la crisi come opportunità di trasformazione, di cambiamento, di riposizionamento del business, e vi posso assicurare, potrei fare nomi e cognomi se non rischiassi di entrare nei particolari delle aziende, che non mi sembra molto corretto, che stanno aggredendo con forza competitiva i mercati di competenza. Quindi attenzione ad avere una visione esclusivamente negativa della crisi, ci sono realtà imprenditoriali che stanno approfittando della crisi per riposizionarsi, per trasformarsi e puntare ad un cambiamento.
Certo, c'è una notazione da fare. Sono le aziende che puntano sui mercati internazionali. Sono aziende che hanno un mix sul fatturato del 70% almeno destinato all'esportazione. E vi posso garantire che hanno ordinativi in continuo aumento. Non è così, purtroppo, anche se per queste aziende la situazione sta migliorando, non è così per chi ha un mix di fatturato inverso, vale a dire magari vende il 70% sul mercato interno e quindi patisce della carenza della domanda interna. In grande sintesi, guardate, noi siamo in difficoltà, siamo in un momento difficile, ma non paventiamo uno scenario estremamente negativo rispetto alla realtà dei fatti. Gli ordinativi delle nostre aziende nella zona industriale sono in crescita. Grazie. Grazie e buonasera a tutti. Sicuramente ci sono delle eccellenze, sicuramente ci sono delle situazioni di crisi. Il saldo complessivo, anche in termini generali, non sono riferiti al nostro territorio, è un saldo negativo. La crisi c'è, è reale, è una crisi globale, è una crisi che investe tutti i settori, tutto il paese. Poi possono esserci singole realtà che magari sentono meno sofferenza, ma complessivamente c'è da allargarsi. Io non sono d'accordo con l'assunto principale che è stata fatta con la domanda. Non mi pare affatto che ad essere in crisi, per stare nei tempi, io me li sono scritti così, sono preciso e circostanziato, ad essere in crisi sia il modello terrorista. In Estremo Oriente, le industrie che producono l'iPhone 5, per esempio, hanno sbaragliato la concorrenza proprio perché impiegano manodopera a basso costo nell'alienante lavoro a catena che caratterizzava il terrorismo alla Enfo. Quindi io non sono affatto d'accordo che la crisi del terrorismo è sinonimo della crisi che noi viviamo. In realtà, a mio modesto avviso, non esiste una vera crisi, una vera e propria era post-industriale intesa nel senso della fine del terrorismo. Esiste invece semplicemente il declino dell'Occidente, non il nostro declino a vivere, il declino dell'Occidente che ha radici lontane e il punto della crisi sta qui. Il nostro male sta nell'aver creduto che nell'economia non ci fosse spazio per l'etica. E questo male è diventato un cancro, in metastasi, quando l'economia, già malata per l'assenza di fondamenti etici, è stata soppiantata dalla speculazione finanziaria, dalla globalizzazione della finanza e dei mercati. Io vedo le ragioni della crisi in questo aspetto qui, il mercato globale, la finanza globale. Abbiamo fatto proprio il presupposto errato che la finanza e l'economia fossero un terreno neutro, indipendente dalla morale, credendo e facendo credere che aprire i nostri mercati ai prodotti dell'Oriente avrebbe portato benefici alle nostre popolazioni, senza porci il problema che queste stesse merci vengono prodotte senza garantire ai lavoratori, che siano cinesi o che siano di altre parti del mondo, gli stessi standard di sicurezza e protezione sociale che abbiamo tanto faticosamente raggiunto in Europa con secoli di lottezza. Prima di aprire i mercati all'Oriente avremmo dovuto pretendere ai lavoratori le stesse protezioni sociali che avevamo in tutte le altre parti del mondo. Cosa possiamo fare per salvarci da questa situazione? Non esistono risposte facili, né soluzioni immediate. Occorre tornare ai fondamenti dei nostri valori, occorre che l'economia riprenda il primato sulla finanza e rifondare l'economia stessa su base etica per riproporre una visione di sviluppo solidale e etico. Possiamo fare tutti i patti territoriali per l'industria che vogliamo, ma se non si recuperano i valori etici dell'economia che deve governare la finanza, non viceversa, non andiamo a nessuno. Grazie.
arriva. Chiedo di lasciare libero il passaggio per una questione di minimo di sicurezza. Buonasera a tutti. Io volevo fare una comunicazione e volevo, non per mancanza di rispetto verso i presenti, però non intendo rimanere in questo dibattito perché ritengo che si sarebbe dovuto, e ringrazio per questo l'amico Carlo Zorzi e Beltranino per aver comunque organizzato una serata di questo tipo. A me sarebbe piaciuto, come è avvenuto 5 anni fa, fare un dibattito pubblico tra tutti i candidati sindaci, mettendo la faccia davanti ai cittadini, per avere un confronto e per poter parlare di cosa sono stati questi 5 anni di amministrazione e di cosa vorremmo fare per i prossimi 5 anni. Io credo, e lo dico, ripeto, con il massimo del rispetto, la maggior parte dei presenti sono persone candidate, giustamente, con i vari partiti, con le varie liste civiche, che si presenteranno adesso per il 25 maggio nel comune di Rivoli, e io credo che non sia questo il confronto, perché anch'io ho alcuni miei colleghi candidati che sono venuti pensando di poter avere un dibattito aperto, spontaneo, e parlare, ripeto, anche di 5 anni amministrati, perché, scusate, a me sembra veramente inverosimile stare qui e parlare di cosa ne pensiamo noi della domanda che è stata posta. Ma scusate, questi 5 anni il comune di Rivoli ha fatto, l'amministrazione, la maggioranza ha governato, l'opposizione, pezzi di opposizione, non tutta l'opposizione, ha fatto il proprio dovere facendo i controlli, essendo propositiva, perché io l'ho sempre detto e continuerò, e lo dico anche qui questa sera, da parte della mia squadra, della lista civica rivolese, da parte dei cittadini, con 2 consiglieri presenti in consiglio comunale, noi abbiamo fatto un'opposizione dura, perché non gli abbiamo risparmiato nulla al sindaco e alla maggioranza, ma è stata fatta un'opposizione leale nei confronti dei cittadini. Di questa passata amministrazione di 5 anni noi non abbiamo condiviso nulla, né i velox, né le strisce blu, né l'inserimento del nuovo cimitero con il forno crematorio. Io voglio parlare di questi argomenti. I cittadini rivolesi devono sapere che cosa è stato fatto e cosa si vuole fare per i prossimi 5 anni. Di fare questo tipo di dibattito, ripeto, lo dico con la massima, con rispetto, non intendo partecipare, vi chiedo scusa e me ne vado. Vi auguro buona serata. Grazie. Tu sei arrivato in ritardo, quindi non parli per il prossimo giro. Torretto. Allora, partite 3 minuti. Non ci arrivo. Piano tirare che... Allora, sono partiti 3 minuti. Allora, intanto sono d'accordo anch'io che bisogna parlare dei problemi reali, ma per stare all'argomento della questione, il terrorismo voleva dire individuare, analizzare il lavoro, individuare un tipo di lavoratore un lavoratore che fosse, avesse queste caratteristiche, determinate caratteristiche, e poi assumerlo, una volta che si sapeva già quale sarebbe stato il lavoratore. Il problema è che non sappiamo qual è il lavoratore, perché il lavoro cambia continuamente. E il declino del terrorismo è ormai storia antica. Quello che è successo sono due fatti precisi che hanno portato a questa situazione. La prima è la mancanza di una politica industriale. 30 anni che in Italia non c'è una politica industriale. La politica industriale è fondamentale per andare oltre alla visione del giorno dopo, per poter programmare. Le industrie italiane hanno sempre viaggiato da un beneficio all'altro, da un incentivo all'altro, senza un pensiero che andasse oltre all'immediato. L'altro problema è il costo del lavoro. Il problema vero è che i dipendenti costano troppo per quello che ricevono i dipendenti, nel senso che i dipendenti hanno uno stipendio basso rispetto a quanto costa invece mantenerli per lo Stato, cioè quanto costa pagare i contributi. Questo ha reso le nostre imprese non competitive,
perché sicuramente è vero che in Asia si produce con, pagando poco e senza rispettare i diritti, questo è sicuramente un problema, però la Germania, che è un paese europeo dove i dipendenti guadagnano più dell'Italia, è competitiva, perché ha una politica industriale, è competitiva perché ha una politica energetica ed è competitiva perché i dipendenti prendono tanto, ma il costo del lavoro è decisamente più basso, il cuneo fiscale, la differenza tra quanto prendono i dipendenti e quanto paga l'azienda è molto alto, è molto basso, mentre qui è molto alto. Che cosa si può fare? Cosa possiamo fare noi a livello locale? Possiamo cercare noi di fare della programmazione, di pensare a un arrivo e non soltanto del giorno dopo. Per quello che riguarda l'industria ha bisogno di una prospettiva. L'unico modo è creare queste possibilità sul lungo termine. Questo vuol dire velocizzare i tempi rispetto Grazie. Adesso vuoi rispondere? Non dovrei, perché c'era stato. Chiedo scusa per il ritardo. Allora, la domanda che è stata posta mi ha lasciato un pochettino perplesso, perché sinceramente sui problemi di Rivoli, questa è una domanda molto basata su un aspetto sociologo, no? La questione è questa, mi sentite? Sì, no? Allora, la questione è questa, nei primi anni del Novecento si è dovuto produrre diversamente, le persone dovevano produrre di più perché quindi c'era più produzione. E questo è andato avanti fino agli anni 50 e 60, quindi l'industria produceva molti più mezzi o veicoli, dipende un pochettino quello che si doveva produrre, e c'era una produzione intensa. Cosa è successo dopo? Dopo quella produzione è continuata a esserci, perché successivamente si produceva ma con la robotizzazione, quindi noi abbiamo la stessa produzione ma con meno manodopera. E quindi qui adesso c'è la crisi, in sostanza crisi di lavoro, perché se prima c'erano 100 unità che producevano, adesso con 10 unità produciamo la stessa quantità. Cosa succede in futuro? Il futuro può essere logistico, perché no? Il discorso è che noi abbiamo la possibilità di investire con il logistico, quindi con i trasporti tipo la TAV, però è chiaro che devono essere dei trasporti, cioè questi costi devono essere ben seguiti per queste opere, però noi possiamo creare un nuovo tipo di lavoro laddove adesso non c'è, perché se noi riusciamo col logistico a riutilizzare tutte quelle strutture che adesso sono abbandonate, allora sì che si crea di nuovo un tipo di lavoro per tutte le persone. Questo è un po' come la vedo io sinteticamente. È un discorso molto molto profondo, in due righe non si potrebbe, neanche tre minuti non si potrebbe affrontare. Perché come ho detto è una domanda molto di tipo sociale e quindi mi ha lasciato un po' perplesso dal tipo di domanda. Rispetto alle problematiche di Rivoli, un po' condivido la Massaro che ha detto nel corso dibattito diretto sui problemi di Rivoli, però erano molto più importanti. Grazie. Scusate per il ritardo. Allora, adesso entriamo un pochettino più nelle mie. Questa è una domanda di carattere generale. Questa è anch'essa una domanda di carattere generale, però riguarda i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. Ecco, la crisi, la stretta crisi, ha acuito un certo malcontento da parte della cittadinanza, non si riconosce il ruolo appieno della pubblica amministrazione. Il nostro pool di associazioni propone, mutuandolo da quanto ha scritto Barack Obama nel suo programma,
l'introduzione di questi meccanismi. Adesso ve li leggo. La pubblicazione della lista delle persone che ogni giorno si recano presso gli uffici per incontrare l'amministrazione. Il question time del cittadino. Uno o più volte al mese, in occasione dei consigli comunali, il cittadino, associazioni, rappresentanti di cittadini possono rivolgere direttamente e pubblicamente all'amministrazione qualsiasi tipo di domanda. Poi, l'istituzione e la realizzazione dello speaker corner sul modello inglese in un'area centrale ove, secondo i principi della libertà di opinione, qualsiasi persona può presentarsi senza essere annunciata e parlare su praticamente qualsiasi argomento, anche critico, fortemente critico, ovviamente nei limiti del codice penale e quant'altro, nei confronti della stessa amministrazione. Ultimo, le lettere al sindaco, ovviamente con esclusione di quelle di carattere estremamente privato. Tutte le lettere inviate al sindaco e agli assessori dei cittadini aventi interesse pubblico devono essere messe a disposizione di ogni cittadino con possibilità di dialogo con l'amministrazione stessa. Questa è la domanda che io inizio a fare a Calosso, e prima era stato sorteggiato Calosso, quindi tu Giorgio sei l'ultimo. Grazie Carlo. Ma viste da fuori possono essere anche questioni e domande sostenibili. In realtà poi sono convinto, certo, che mi seguirà più o meno dirà le stesse cose, in realtà non si possono praticare niente. La pubblicazione delle liste delle persone che ogni giorno si recano presso gli uffici per incontrare l'amministrazione, oltre che c'è la privacy, se un cittadino incontra il sindaco perché sta perdendo la casa, dobbiamo... Parliamo non del singolo cittadino che va in comune per motivi personali, ma del cittadino o del rappresentante di un'azienda o di un'associazione di categoria che incontrano l'amministrazione per gli interessi generali. Spazi privati ovviamente. Certo. Mentre questo è quello che diceva il signore, ben esplicitato nel quarto punto sulle lettere al sindaco, nella prima riga, non voglio far polemica assoluta, però c'è scritto la pubblicazione della lista delle persone che ogni giorno si recano presso gli uffici comunali per incontrare l'amministrazione. E allora può avere un senso, non so quanto sia praticabile in realtà. Quindi, visto da fuori, sono questioni che possono avere un senso, mi ripeto. In realtà praticare un'amministrazione, un sindaco che pratica pubblicando che la Meridiana o l'albo degli ingegneri piuttosto che l'ordine degli ingegneri piuttosto che l'albo dei geometri sono incontrare il sindaco, non lo so, potrebbe. Sul question time del cittadino anche qui sono perplesso, bisogna modificare l'amministrazione che verrà, se vorrà questa proposta dovrà modificare innanzitutto il regolamento. Ricordiamo che per Costituzione e anche per legge il megafono dei cittadini sono i 30 consiglieri eletti. E poi io vedo anche l'aspetto della gestione della questione, quindi questo intanto il cittadino rivolge sul momento, faccio l'esempio per dire che non è praticabile. Un cittadino rivolge sul momento una domanda di questione tecnica all'assessore e l'assessore più delle volte, se non ha il conforto degli uffici tecnici sul momento, non riesce a dare la risposta. Quindi si può sollevare il problema, ma la risposta, no? La risposta, a meno che non si parli dei lavori di Corso Susa,
per fare un esempio che sanno tutti, conoscono tutti, e non si riesce a dare la risposta. E lo speaker corner, e lì c'è a Londra, io ci sono stata dai Parker, lì c'è una mentalità inglese anglosassone. Noi siamo latini mediterranei, per carità. Il comune può anche dire che un lato di Parco Turati, o faccio un esempio a caso, nei pressi della villa comunale può essere adibita a, per carità, io non ci andrei, magari potrei andare ad ascoltare, ma non sono certo che altre persone possano andare a parlare. È una questione anglosassone, l'idea è buona, non la derido, non la schernisco, però credo che non sia praticabile. Grazie. Diciamo subito che queste domande che ha presentato le Meridiane e le altre associazioni sono indubbiamente interessanti, perché avrebbero l'obiettivo di avvicinare il cittadino alle istituzioni, ma io credo che bisogna anche fare un passo indietro e vedere perché il cittadino non segue più l'istituzione, perché si è creato questo solco, perché nel secolo scorso eravamo tutti lanciati in politica, avevamo tutti delle ideologie, avevamo dei valori, avevamo un'appartenenza, ci riconoscevamo in una militanza politica. Oggi come oggi non è più così, e quindi ben vengono dei tentativi per cercare di rilanciare la partecipazione, ma è chiaro che deve essere la politica in prima istanza a cercare di riavvicinarsi al cittadino. Venendo alle domande specifiche, ma io venendo alle proposte appunto delle associazioni, ma la prima è la pubblicazione della lista delle persone, ma io credo che la pubblicazione della lista delle persone che incontro nelle amministrazioni non penso che faccia aumentare la partecipazione dei cittadini. Sì, trasparenza, certo, però mettiamo sul sito che oggi il sindaco e gli assessori hanno ricevuto in ipotesi 15 cittadini, e con questo va bene, gli altri cittadini sapranno che 15 persone si sono rivolte all'amministrazione, ma penso che il problema non sia quello, il problema sia quello di risolvere i problemi dei cittadini. Questo è un taglio. Questo intanto, diciamo che a differenza del collega che mi ha preceduto, sarei abbastanza favorevole, nel senso che è un modo di dialogo da parte dei cittadini, di presentarsi appunto all'amministrazione all'inizio della seduta di ogni consiglio comunale. Già noi nella prima ora di ogni consiglio comunale abbiamo l'ora delle cosiddette interrogazioni, cioè un'interrogazione che noi presentiamo al sindaco e alla giunta, molte volte proprio a fronte di segnalazioni che ci fanno i cittadini. Quindi estendere questo sistema potrebbe essere valido, però chiaramente va regolamentato, perché tempo. Chiaramente va regolamentato in un certo modo, perché sennò può diventare una lena. Speaker corner, ma anche questo certo è di matrice anglosassone, qui non l'abbiamo mai sperimentato, potremmo farlo in Piazza Martire o in Largo Pistoia a Castellavica, potrebbe essere una bella idea, ma anche questo innanzitutto credo che non possa essere un'idea portata avanti dall'amministrazione di per sé, bisogna vedere anche come va regolamentata, anche perché finora non è mai stata attuata. Tutte le lettere al sindaco possono essere messe in rete, certo, ma anche qui bisogna vedere tutti i discorsi relativi alla privacy. Voi sapete che in Italia ci sono delle leggi ben precise, quindi bisogna vedere quanto questo è sperimentabile e dove ci può portare. Io credo piuttosto invece che, e faccio una proposta io, che debba essere invece sperimentato sul sito, e concludo, sul sito istituzionale del Comune, proprio invece qui aprire una finestra di dialogo tra i cittadini e l'amministrazione, dove i cittadini si rivolgono, sindaco, e a seconda delle richieste può rispondere il sindaco, può rispondere un assessore, o possono rispondere dei colleghi consiglieri comunali, proprio sulle questioni specifiche che fanno i singoli cittadini. Ecco, comunque penso che il dialogo debba essere assolutamente portato avanti. Grazie. Grazie. Anche qui una piccola premessa per dire che non sono molto d'accordo con questa visione estremamente negativa della gestione oligarchica delle istituzioni. Probabilmente in senso generale ci sta anche. Poi se scendiamo nel particolare dell'istituzione più vicina a noi, che è l'amministrazione comunale, forse questo non è proprio vero. E cercherò anche di dirne brevemente il perché. Partendo da un presupposto, peraltro, guardate, io da sindaco ho avuto
questa percezione, e se è vero che le nostre istituzioni possono aver subito in questi ultimi anni un certo degrado nella considerazione dei cittadini, guardate che l'amministrazione comunale continua ad avere un residuo di credibilità che noi come candidati sindaci, come amministratori abbiamo il dovere di conservare, perché se cade veramente questo residuo di considerazione verso l'amministrazione comunale, effettivamente il futuro sarebbe ancora più buio di quel che si prospetta. A proposito di partecipazione, perché non mi trovo molto d'accordo su questa visione, su questa degenerazione oligarchica dell'istituzione? Guardate che noi in fatto di partecipazione non partiamo da zero, e non mi riferisco solo alle opportunità che vengono date dal punto di vista istituzionale partecipando ai consigli comunali o alle commissioni consigliari, mi riferisco soprattutto a delle iniziative che sono nella sensibilità dell'amministrazione comunale, e noi non abbiamo sicuramente il monopolio, ma faccio due esempi. Il tavolo tecnico sulle osservazioni al progetto preliminare della Torino-Lione è stato uno sforzo di partecipazione importante, e purtroppo ha visto poi via via scemare il numero dei partecipanti, ma è stato uno sforzo di partecipazione, di elaborazione, che alla fine ha prodotto 62 osservazioni al progetto preliminare della nuova linea ferroviaria. Faccio un altro esempio, il tavolo tecnico sulla edilizia scolastica, che ci aveva visto proporre un certo piano e nel confronto con i cittadini, certe volte anche serrato, critico, ci ha portato a una modificazione dei nostri intendimenti iniziali. Mi riferisco agli incontri periodici che la Giunta tiene con i cittadini nelle sedi dei comitati di quartiere, nei centri d'incontro, per discutere di bilancio preventivo, per discutere di piani degli investimenti. E mi riferisco a un altro strumento istituzionale che è molto più partecipativo, perché può vedere la partecipazione di molti portatori di interesse, e sono le consulte. Attualmente noi abbiamo la consulta sport, la consulta cultura, della terza età, dell'associazionismo. Ecco, e quindi non partiamo da zero. Passo alle proposte fatte all'interno della domanda. Per quanto riguarda la pubblicazione delle liste, va bene, è crudelissima, volevo solo dire che condivido lo spirito di queste quattro proposte, però vanno poi viste in sede di dibattito di commissione consigliare di capogruppo, perché vanno sicuramente regolamentate. Scusate, avrei da aggiungere altre proposte, ma non mi è concesso. Sono d'accordo sulla question time, al di là dei problemi tecnici che può presentare. L'avevo persino proposta una decina d'anni fa, quando ero presidente del Consiglio Comunale. Anche se con un certo scetticismo sono d'accordo sullo Speaker's Corner, che ad onore del vero nasce prima negli Stati Uniti, a Times Square, si pagava $10 tanti anni fa, e uno poteva dire Obama paga. All'epoca non c'era Obama, ovviamente. Non siamo americani, lascia un po' il tempo che trova, in linea teorica, sarei d'accordo. Mi sembrano, non solo per questioni di privacy, del tutto rilevanti le altre, pubblicazione delle lettere, situazioni. Degli incontri di amministrazione. Devo osservare che nella formulazione della domanda però c'è un equivoco di fondo. Noi viviamo già in una società nominalmente democratica e partecipativa. La nostra Carta Costituzionale, articolo 1, afferma che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Parlamento, Consiglio regionale, Consiglio comunale, Consigli di quartiere, sono già le camere dove le esigenze dei cittadini trovano, o dovrebbero trovare, ascolto per mezzo dei loro rappresentanti eletti. Se poi questi rappresentanti non fungono più da cerniera
tra la società civile e le istituzioni nelle quali sono stati incaricati di rappresentare le istanze dei cittadini, di cui sono portatori, e curino solo i propri interessi personali e se va bene di una parte o di partito, il problema è un altro. Credo che la sordità della politica nei confronti della cittadinanza non dipenda dalla mancanza di strumenti, gli strumenti ci sono, ma da una questione di fondo, culturale, scusate l'insistenza, era già il tema di prima, e morale. L'eletto dimentica presto di essere al servizio del cittadino e si dedica presto alla cura di interessi personali o di clan. L'Italia dei Valori, per esempio, è da sempre impegnata proprio in questa battaglia culturale, riportare l'etica della responsabilità e dell'impegno in politica, facendo proprio un insegnamento elementare, evangelico. Chi vuole essere primo deve servire gli altri. Comunque ben venga qualsiasi strumento che renda il palazzo maggiormente trasparente ai cittadini, ma occorre prima di tutto lavorare nella selezione dei candidati delle varie liste affinché una volta eletti non siano loro i primi a diventare opachi e avulsi dalle istanze di chi li ha eletti. Non avevo sentito suonare. Allora, noi siamo nati come Movimento 5 Stelle per questi motivi, siamo nati proprio perché c'è una distanza tra la politica e le persone, i cittadini. Noi queste parti, la PIPECON, la partecipazione dei cittadini al Consiglio Comunale, abbiamo addirittura messo nel programma, sono anche nel programma, sono già delle voci per noi importanti. Noi vogliamo dire qualcosa di più, le nostre proposte sono la possibilità di assistere ai consigli comunali e alle commissioni in diretta, così come stiamo facendo stasera, dando la possibilità non solo alle persone presenti, ma a tutti di collegarsi, di vedere in diretta che cosa succede, anche se il luogo è piccolo, in questo momento chiunque può vedere quello che sta succedendo qui dentro. La possibilità di avere un sito aperto, noi abbiamo un sito in comune, come dirivo, che è complicato, ci sono magari le informazioni ma è difficile andarle a reperire. È un pochino come i medici che quando parlano in latino dicono le cose ma noi non riusciamo a capire perché sono dette appunto in latino e lo fanno magari anche per mantenere una certa distanza tra loro e i pazienti. Ecco, noi questa distanza non la vogliamo, vogliamo che il sito ad esempio sia più trasparente possibile. Io voglio un'informazione e la devo avere, e non solo l'informazione di quello che è già successo. Per noi è importante che le proposte che verranno discusse in Consiglio Comunale vengano pubblicate nel sito prima di essere discusse, in modo che chi è interessato all'argomento può presentarsi in Consiglio Comunale e partecipare, perché è vero che è importante questo on time, ma se io non so che cosa verrà discusso faccio fatica a intervenire. Quindi avere già la documentazione che è disponibile è fondamentale. Quindi per noi accesso libero a tutti gli atti e poi per noi la proposta di trasparenza è anche la possibilità di inserire il referendum senza quorum, un referendum che permette ai cittadini di esprimersi, impegnandosi fino ad ora, mi impegno come sindaco e come Movimento 5 Stelle, che i referendum verranno rispettati. Noi purtroppo qua arrivo e abbiamo visto cosa è successo per esempio con il referendum sulla risalita. Per noi è fondamentale referendum aperti, liberi, non soltanto consultivi ma anche propositivi e abrogativi, con la possibilità di voto anche, ove possibile dal punto di vista legislativo, anche ai sedicenni. E poi la possibilità di avere i servizi comunali non soltanto nel comune, ma anche presso, per esempio, le farmacie comunali, presso i comitati di quartiere, avere più punti di accesso, proprio perché la burocrazia viene sempre vista come un ostacolo insormontabile. Io ci vivo, ci lavoro da 30 anni con la burocrazia e trovo che sia veramente quello il problema delle aziende e delle persone. Grazie. Allora, la questione è semplice, perché democraticamente secondo me siamo ben strutturati. Come presidente uscente del Comitato di Quartiere Centro Storico, San Martino,
abbiamo posto delle domande all'amministrazione. Il problema è che, secondo me, queste amministrazioni uscenti, quelle passate, non hanno mai ascoltato i cittadini. O meglio, ascoltano quei comitati di quartiere che gli pongono delle domande laddove la risposta è certa. In sostanza, noi abbiamo posto tre domande e non abbiamo avuto risposta. E non solo, si può anche dire che come associazione culturale Vivo Insieme, in questi 5 anni abbiamo posto anche noi altre domande su il Castello di Pianura, che poi hanno risposto che tutto perfetto, tutto andava bene. Abbiamo posto delle domande sui soldi del piazzale, della risistemazione del piazzale di Mafalda, di Savoia. Lì non siamo stati ascoltati. Abbiamo posto delle domande su Villa Milano, che è un cantiere che continua a essere aperto senza sapere che fine farà, e nello stesso tempo perché noi dobbiamo, noi come cittadini dobbiamo spendere dei soldi per un albergo, solo per essere sintetici. Il discorso è che se noi democraticamente utilizziamo questi canali che esistono e le amministrazioni ci ascoltano, allora quello sì è un passo democratico in avanti. Non bisogna inventarsi nulla di nuovo, basta utilizzare quello che c'è e così si può andare avanti. Se vogliamo che i cittadini tornino a pensare al bene comune e a volere la politica, a vedere la politica diversamente, bisogna ascoltarli, perché se non si ascolta nessuno più si avvicina alla politica. Grazie Carlo. Maurizio, togliere lo spazio a Patrizio, Maurizio. Allora, questa città è in profondo declino, non per colpa del sindaco, ma il declino in generale, nazionale, specialmente ad ovest di Torino viviamo una situazione di deindustrializzazione che ci crea enormi preoccupazioni. Allora, siccome il lavoro non si crea con il decreto ministeriale, ma si crea con gli investimenti privati, allora la domanda che io voglio rivolgere agli amici qui, che sono il numero del loro presente, è quali motori di sviluppo hanno individuato per ridare fiato all'economia di questa città. E se condividono quello che è il nostro pensiero, sia necessario avere un atteggiamento friendly nei confronti di coloro che vogliono investire a Rivoli, cioè un po' di impresa che bisogna ricreare, rimettere in condizioni chi investe di avere una disponibilità da parte dell'amministrazione che non sia solo burocratica, ma che sia la condivisione di un progetto, la condivisione di una volontà di ridare fiato alla nostra economia. Noi abbiamo, guardate qui davanti all'elenco, mi ha trasmesso alcuni motori di sviluppo che noi abbiamo individuato, però credo che i sindaci, meglio di noi, sappiano su quali argomenti puntare. Tra l'altro, una battuta, il PIL è in decrescita, l'unico settore che è in crescita è quello agricolo. Questi sono i dati. Questi sono i dati che ho sentito. E non quello agricolo. No, quello agricolo è in crescita, ma lo dicevo perché siamo in una sede qui, come dire, che si ricorda la vocazione agricola di questa città, quindi mi sembrava anche doveroso che in confronti di chi ci ospita ricordare questo dato che sarebbe più significativo. Praticamente la terza domanda, grazie Carlo. Nella domanda che è stata fornita si parla di polo universitario della facoltà scientifica di Vigliasco, prolungamento del metro di Rivoli, riqualificazione urbana di alcune zone cittadine e poi si danno altre soluzioni. Beh, la metropolitana sulla questione di mobilità porterebbe sicuramente un po' di sviluppo, perché non solo intorno alla stazione, al capolinea, potrebbe ricrescere e mettersi in moto qualcosa, ma la mobilità da sempre, sia quella che cara a qualcuno via rete, via internet, e quella delle persone e delle merci, sono importanti.
però sulla metropolitana, senza polemica, qualcosa bisogna dirlo, perché tra l'altro sono state raccolte 10.000 firme, c'è stato un comitato che ha ben lavorato e ben ha prodotto iniziative, documenti e dibattiti, ma la verità è un'altra. La verità è un'altra: quando c'era un ministro di nome Antonio Di Pietro, presidente della regione che si chiamava Mercedes Espresso, presidente della provincia Antonio Saitta, che abita a Rivoli e che è stato sindaco di Rivoli, e un sindaco di nome Tallone, è stato firmato un protocollo d'intesa a Torino, dove la città di Rivoli, che doveva essere rappresentata dal nostro assessore all'urbanistica, era assente e giustificato, dove sono stati tolti i soldi per Rivoli, Cascinevica, Standa, e sono stati destinati all'indotto. Questa è una colpa. Le altre colpe c'erano i due governi che sono venuti dopo, un governo di centrodestra e un governo di centrosinistra, che non hanno più rifinanziato, l'opera. Quindi quei soldi sono stati tolti da qua e messi di là, perché poteri forti, Fiat, Lingotto, non lo so, e poi non sono stati più rifinanziati. Noi, con un'azione trasversale, unita, dobbiamo cercare di far arrivare la metropolitana a Rivoli. È indispensabile, non è l'unica soluzione. La soluzione, l'ho detto già prima, nella risposta alla prima domanda, l'equazione da cui non si potrà prescindere, meno sprechi, meno tasse, non è solo uno slogan politico, o che potrebbe sembrare uno slogan politico, è una filosofia da applicare. Chi investe e chi produce, scusate se mi ripeto, per un certo periodo deve pagare meno tasse per reinvestire sul lavoro. Grazie. Ma io credo che, proprio per rispondere a questa domanda, come fermare il declino, bisogna invertire la rotta, cioè bisogna che la nostra città faccia un grosso sforzo che ovviamente non può essere solo nostro, ma deve coinvolgere il governo centrale, la regione Piemonte e le istituzioni locali, anche perché credo che Rivoli debba agire agendo su due fronti. Il primo fronte è quello che deriva dal prossimo inserimento del comune di Rivoli nella città metropolitana, cioè di quell'ente che sostituirà la provincia di Torino, e noi dobbiamo guardare questo cambiamento da un lato con preoccupazione, dall'altro con fiducia. Con preoccupazione perché, ad esempio, il discorso delle metropolitane che veniva fatto prima, è chiaro che entrando in una grande area metropolitana come quella di Torino, guidata da un sindaco come Fassino, chiaramente Fassino ha tutto l'interesse a portare avanti una politica torinocentrica. Quindi la scomparsa della provincia da questo punto di vista non ci cautela chiaramente, anzi ci mette in difficoltà. Quindi, ad esempio, Fassino, più per esso, potrebbe essere intenzionato a portare avanti, ad esempio, il conseguimento e raggiungimento della linea 2 della metropolitana a Torino, anziché andare a completare la metropolitana, perlomeno fino a Cascinevica, no? Ma chissà quando vedremo, cioè poi i più giovani qua forse la vedranno, ma sarà molto più avanti nel tempo. E quindi questo è un grosso problema che noi abbiamo, quindi dovremo, come città di Rivoli, battere i pugni, perché altrimenti saremo schiacciati dal capoluogo e dalla città di Torino. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto è che dobbiamo rimboccarci le maniche anche a casa nostra. Dicevo prima, nel primo intervento, che noi a Rivoli ha delle grosse opportunità dal punto di vista culturale e dal punto di vista turistico. Ebbene, dobbiamo ristrutturare le chiese storiche che abbiamo, gli edifici storici che abbiamo, dobbiamo dargli una valenza, perché sapete, le precedenti amministrazioni, l'amministrazione Boenti, ha portato il municipio a Cascinevica, o meglio, in quell'ipotetico confine tra Rivoli e Cascinevica dove attualmente si trova. Però non ha pensato, non è riuscito a cosa farne delle sedi municipali di pregio, tra l'altro, che abbiamo nella nostra città. E quindi ci troviamo in questa situazione in cui Rivoli centro in parte è diventato deserto e Cascinevica non ha avuto quell'impulso dal nuovo municipio, proprio perché la collocazione a metà strada non porta benefici né da una parte né dall'altra. Quindi dico che, ripeto, che dobbiamo
riprendere il discorso della valenza culturale della nostra città, farla diventare veramente una città di charme, come qualche volta sul giornale diciamo noi il Consiglio Comunale, che è una gran bella parola, però se concretamente non ci mettiamo dentro qualcosa, resta solo una parola. Terzo aspetto, il rilancio, qui mi rilascio anche alla domanda fatta degli amici della Meridiana e delle altre associazioni, cioè la ripresa produttiva, quindi la ripresa dell'area industriale, quindi una politica di incentivazione, cercare di fare il possibile per rilanciare quest'area. E anche qui faccio una proposta, ad esempio, perché non realizzare una consulta di tutte le attività produttive, quindi commercio, industria, artigianato, agricoltura, che dialoghi e collabori con l'amministrazione comunale per cercare di rilanciare tutta questa città. Grazie. Grazie. Dei quattro motori di sviluppo, vabbè, quello della metropolitana è già stato spiegato, io non voglio fare retroscena, parto dal problema, perché noi non dobbiamo trovare il colpevole, se mai ce ne fossero dobbiamo trovare la soluzione. E la soluzione del problema metropolitana Rivoli è che il governo centrale deve metterci i suoi 182 milioni di euro, stante il fatto che il protocollo d'intesa prevede che gli enti locali mettano la loro parte, nella fattispecie il comune di Rivoli, circa 11 milioni di euro, che aggiornati con gli incrementi prezzi, insomma, siamo arrivati a 12 milioni. Naturalmente su questo si sta lavorando, non vi do i dettagli, però posso dire che c'è stato un risveglio di attenzione da parte del Ministero delle Infrastrutture su questa opera. Naturalmente si tratta di fare lobbying positiva tra tutte le forze politiche, perché questo investimento dello Stato centrale sulla nostra metropolitana vada in porto. Un motore di sviluppo già indirettamente citato per quanto mi riguarda nella valorizzazione dei beni pubblici, eccetera, eccetera. Noi pensiamo che la città debba confermare le sue vocazioni storiche, che sono quella agricola, quella manifatturiera, quella del terziario commerciale. Rivoli comunque è un grande polo di attrazione commerciale, ma debba cominciare a crescere sull'asse di sviluppo turistico-culturale. Quella che faccio non è un'affermazione di grandissima novità, se ne parla a Rivoli da qualche decennio. Il problema è che, come tutti gli obiettivi, vanno concretizzati con dei piani. E i piani hanno bisogno di risorse, e le risorse bisogna trovare. Allora, uno degli assi su cui costruire l'avvenire turistico e culturale della città, l'ho già accennato anche l'amico Pomoretto, è quello, per esempio, della riqualificazione degli edifici storico-monumentali, sia quelli ecclesiastici che civili. E mettere mano a questa cosa è possibile, è nella nostra capacità di finanziamento, in quanto è praticamente esaurito il programma di riqualificazione dell'edilizia scolastica, nel senso che ci sono tutte le risorse, adesso basta finire i lavori. Ebbene, noi questi 9 milioni di euro, magari ridimensionandoli anche un po', 9 milioni di euro sono una stima che io faccio non da professionista, ma ormai penso avendo una certa sensibilità sui costi, per riqualificare tutti gli edifici storici della città e costruire un percorso monumentale che, partendo dal Conte Verde, passi attraverso il Palazzo di Città, Santa Croce, Palazzo Piotto di Rosignano, la Collegiata Alta, Risalito, Castello e anche scendere. Ecco, questa è la sfida, è il motore di ricerca. Valorizzare le nostre risorse. Ho detto in altre occasioni che Rivoli non ha bisogno di opere nuove, ma ha bisogno di rivalorizzare quello che c'è, per lanciare Rivoli anche sull'asse di sviluppo turistico e culturale. Indubbiamente i temi citati, il polo universitario, la metropolitana, la valorizzazione dei beni pubblici e quant'altro, sono un contributo non indifferente ad un percorso di ripresa, di risalita del declino. Non aggiungo, perché sono state dette delle cose condivisibili anche dai colleghi che mi hanno preceduto, mi soffermo un pochino invece sui pallini seguenti: la cultura, il clima, business friendly, dialogo e confronto democratico con le imprese.
e in questo campo la politica può fare ancora molto per quello locale, liberando la pubblica amministrazione e le istituzioni in generale da una sorta di diffidenza, a volte addirittura di ostilità nei confronti del mondo della difesa. È fondamentale lo smovimento della burocrazia, una nuova cultura della macchina pubblica al servizio dell'impresa devono costituire i paradigmi fondamentali di un'azione pubblica a favore dell'impresa. Occorre ricordare però che c'è il patto sociale, in un patto sociale ci sono diritti e doveri reciproci. Rompere il circolo vizioso, per esempio, diffuso su tutta la penisola, per il quale se la pubblica amministrazione non è solerte nei confronti dell'imprenditoria, questa a sua volta è legittimata per avere il fisco. Non deve essere così. La pubblica amministrazione deve promuovere lo sviluppo del territorio e non svilire l'iniziativa privata. Questa però deve ricordarsi di aver sottoscritto appunto un patto con la collettività e non ricercare solo il profitto personale senza ritenersi impegnata nei confronti del territorio e di chi quel territorio lo abita. Noi assistiamo per esempio ad un'azione, dopo aver vissuto stagioni forti di sindacalismo, di una sorta di contrapposizione impresa-sindacato che non porta da nessuna parte, con un'indicazione di tipo puramente di principio formale, non nella sostanza. Mi piacerebbe più per esempio il modello tedesco rispetto a questa problematica, dove c'è la Mitbestimmung, cioè l'operaio che partecipa dell'azienda con delle quote di percentuali, in una sinergia tra imprenditoria e maestranze che li vede impegnati entrambi a favorire il bene del territorio. Esempi dalle sfumature forse un po' paternalistiche, ma certamente all'avanguardia, sono state quelle offerte da Olivetti e da Leoman. Però sono rimaste inascoltate. Oggi ereditiamo i disastri del modello vincente, che è quello degli Agnelli, un'area metropolitana devastata dal punto di vista urbanistico, abbandonata dal punto di vista culturale e sociale. Ma bisogna recuperare anche in quest'ambito una dimensione culturale del rapporto tra impresa e amministrazione. Grazie Danilo, passo da Stefano. Fin dall'inizio di questa campagna elettorale, come Movimento 5 Stelle di Rivoli abbiamo deciso di non fare una campagna elettorale urlata, di parlare di futuro e non parlare di passato. Devo dire che rimango un pochino perplesso quando sento parlare però di quello che sono i programmi per il futuro, quando in questi anni la cultura a Rivoli è stata lasciata a se stessa. Perché se io vado a leggere il programma, per esempio, del PD del 2009, leggo esattamente le stesse cose che poi però non sono successe. E così come rimango abbastanza stupito nel sentire parlare di soldi per la ristrutturazione della scuola, quando il bilancio è appena approvato il Consiglio Comunale, posso dire in fretta e furia, non riporta le cifre, i soldi per le scuole. Nel bilancio mancano i soldi per le scuole. Poi invece per quello che riguarda le cose da fare, le cose da fare sono quelle di dare un'identità a questa città. Questa città, il vero guaio è che il motore di funzionamento di questa città è avere un'identità. L'identità la si ha se si comunica questa città all'esterno, dando una visione di questa città per il futuro. Questo vuol dire con una serie di eventi per la città che identificano la città, che la facciano conoscere, una sistematica di cartellonistica di informazione per quello che riguarda chi arriva in Rivoli. Chi arriva a Rivoli e vuole scoprire che cosa c'è a Rivoli non lo sa, non lo vede. E poi per quello che riguarda le aziende, che io seguo da tanti anni, quello che serve è uno stop alla burocrazia e la riduzione delle imposte. Senza questa cosa le aziende continueranno a non venire a Rivoli, come non vanno in tutti i posti dove è difficile, dove ci fa un sacco di tempo per avere un'autorizzazione, per avere qualcosa. Noi proponiamo il comune come motore di questa cosa, per esempio con degli uffici condivisi per i giovani, i meno giovani, che in questo momento sono molti, che
perdono il lavoro, la possibilità per i comuni di dare degli spazi dove si possa condividere internet, le stampanti, la segreteria, eccetera, e dare la possibilità a prezzi calmierati, non gratis, qualcuno non ci deve perdere, alla possibilità di lavorare. E poi gli strumenti di marketing, noi non ci siamo su internet per come dovremmo esserci, quindi l'utilizzo di Facebook, l'utilizzo di Google, l'utilizzo delle applicazioni per smartphone, in modo che la città sia in qualche modo un qualcosa unico da vendere al mondo. Siamo convinti che da questo punto di vista quello può essere un motore straordinario, la comunicazione. La comunicazione deve far sì che chi pensa di cosa faccio domenica la faccio a Rivoli, perché Rivoli ha la possibilità vera di offrire un sacco di cose, dalla parte storica alla parte della tradizione. Grazie Stefano, Giorgio. Sì, bene. Allora, no ad isolamento di Rivoli. Questa è una condizione importante. L'infrastruttura. Se non si mettono a bilancio dei finanziamenti per il progetto della linea 1, non si potrà mai avere questa linea. Nell'attesa, cosa si può fare? Si possono realizzare dei sistemi di collegamento più economici, people mover, come avevamo fatto il commento. Realizzare la circolazione della città, come previsto dal piano territoriale di coordinamento. Il castello. Il castello bisogna collaborare tra le amministrazioni, quella della città e del castello. Se non c'è collaborazione, il castello rimane lassù. Mostre di maggior richiamo, non solo quelle lì. Poi allestimento di questa Mafalda come luogo di ritrovo per i giovani. Questo è per tutti. Valorizzazione della Rivoli storica in chiave culturale e turistica. Vivibilità. La revisione radicale del piano urbano del traffico, la salvaguardia del verde, la realizzazione di piste ciclabili e un sistema di collegamento tra i parcheggi esistenti e il centro storico con navette ecologiche. Patrimonio, qui basta il recupero di questi immobili abbandonati da 12 anni. Pianificazione. Se noi non proponiamo la tutela del territorio agricolo senza altri grossi interventi di cementificazione, la riqualificazione del costruito a livello urbanistico, architettonico e energetico, no ad altri centri commerciali e no a un secondo cimitero. Gestione economica finanziaria. La trasparenza e la riduzione dei costi. Investimenti per servizi di competenza comunale, la consulenza diretta dei cittadini per le spese rilevanti. Ogni investimento, no, di opere deve contenere il capitolato dei costi di gestione e manutenzione delle competenze relative. Solidarietà sociale. Noi proponiamo i finanziamenti e gli investimenti per il sociale, vanno mantenuti e razionalizzati per aiutare chi ha veramente bisogno, in sinergia con il mondo del volontariato e del privato sociale. E infine la cultura. Qui si può valorizzare le potenzialità culturali con iniziative di carattere tradizionale e popolare, una maggiore cura delle informazioni di tali iniziative, un rilancio delle strutture sportive, ricreative, soprattutto per i giovani. La riqualificazione delle strutture scolastiche per rendere più sicure e accoglienti, dotandole di spazi e di strutture per tutte le attività, comprese quelle tecnologiche. Che non c'è a bilancio. No, non facciamo niente, no, soltanto no, voleva dire un flash solo, no, per lui mi dirà che c'è, no, no, ma 10 secondi. No, non lo facciamo. Però io non voglio entrare in polemica, voglio solo dare una precisazione, perché però, sto detto una cosa Allora, veramente, io non voglio entrare in polemica, chi mi conosce sa che ritengo la polemica una perdita di tempo, però bisogna essere precisi, no? Allora, io per amore di Dio non rispondo su certe cose perché ci sarebbe tanto da dire, lasciamo stare. Nel piano degli investimenti,
nel bilancio preventivo del 2014, sappiano i cittadini, che è formato da una parte di spesa corrente e da una parte di investimenti, se si va sulla parte corrente si vedono i soldi per mantenere gli edifici pubblici, tra cui le scuole. Se si va nella parte di investimenti si scopre che abbiamo previsto, ed è tutto da costruire evidentemente, uno stanziamento di 3.095.000 euro per finire il piano della ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Solo questo volevo dire. Penso, no. Adesso io darei la parola ai giornalisti, a Patrizio Romano, poi noi ci riserviamo un po' di più. Prego, dai, dacci una mano, ci abbiamo girato. Il giornalismo è un giornalista, no? Fai tu. Ragazzi, se non posso mica estirpare le parole. Ecco, finito. Comunque ringrazio il pubblico per l'attenzione e il senso civico con cui sta seguendo questo incontro. Veramente è incommiabile. Ma anche un po' caldo, guardate pazienza. Ecco, c'è stata una polemica iniziale, cioè... No. Qui sembra, allora, siete tutti candidati, sì? No, ognuno, ma... la porta è aperta. E certo sarebbe, ma io qualche candidato lo vedo, non possiamo neanche criminalizzare che candidato, ma ci passerebbe. Noi di Luna Nuova abbiamo presentato in questi giorni i programmi di tutti. A tutti abbiamo fatto alcune domande, sono stati pubblicati nel numero scorso e nei due numeri scorsi. Quindi per me sarebbe gioco facile, che domanda gli vogliamo fare? Ho costretto, tra virgolette, tutti gli amici candidati a scrivere il loro programma e la loro visione di Rivoli in 45 righe, giusto? Giusto? Ok. La domanda non era così inventata questa cosa, se qui siamo autoreferenziali o se invece c'è del pubblico. Se allora c'è del pubblico, e questo sarebbe interessante saperlo, facciamo finta che ci sia, io chiedo la domanda, no, guarda, sarebbe facile, basta fare una foto e un'alzata di mano, perché per alzata di mano, no, questa roba del... Ah, ecco, la trasparenza è facile. Comunque, adesso la domanda è, se io fossi un alieno che scende su questa città, cosa potrei chiedere a voi qua in pochissimo, meno di 45 di questa volta, in uno slogan, che cosa volete fare per questa città? Se c'è del pubblico sono sicura che questo lo vuol sapere. Prego. 45 righe su una nuova, ringrazio. Il mio programma, non ho visto quelli degli altri colleghi, mi ero ripromesso di guardarli, non ho avuto tempo. Il mio programma è di 30 capitoli e 23 pagine. Quindi cosa voglio? Innanzitutto il bene di Rivoli. Io, è tanti anni che sono in Consiglio Comunale, non sono depositario della verità. Questo è poco, ma sicuro. Ho sempre cercato di lavorare per la città e per i cittadini. Tante volte riconosciuto anche da, io stando all'opposizione, tante volte riconosciuto anche da avversari politici che siedono o in Consiglio Comunale come maggioranza o in giunta. Autoreferenziarmi no, tante proposte che ho fatto sono state accolte, alcune bocciate. Ecco, vorrei riproporre alcune proposte bocciate, come quella ad esempio di più attenzione
per il sociale. Devo dire che questa amministrazione tutta, perché alcune poi alcune delibere sono votate in voto unanime, questa amministrazione, posso fare la comparazione con le precedenti, ha fatto di più delle altre, ma secondo me non basta, perché è tutto vero quello che ho detto prima, so che al di là delle questioni politiche le condividete, quindi meno tasse, più soldi per gli investimenti, quindi è una parte importante per il lavoro e per il rilancio dell'economia, ma è anche importante la questione del sociale, dobbiamo fare di più tutti. Questo io arrivo da uno strato sociale piccolo, quindi da una famiglia di lavoratori, da un contesto operaio, quindi sono molto attento alla questione sociale. Dobbiamo fare più sforzi per il fondo sociale. Mi sarebbe più facile attaccare, fare dire ah ma avete fatto di meno, di più, no, abbiamo fatto già molto, con voto unanime, quindi senza divisioni. Però il mio sogno nel cassetto per Rivoli, ho tutto quello che ho detto per il lavoro, farei di più per il sociale. Ok, anche io ho fatto un sogno, e il mio sogno, che deriva appunto dall'esperienza di 10 anni consecutivi di consiglio comunale, è quello di continuare a lavorare per questa città, perché credo fortemente, da rivolese, che Rivoli meriti molto. Ho avuto due slogan in questa campagna elettorale, uno è rialzati Rivoli e l'altro per una Rivoli più bella. Questi due slogan penso che racchiudono il mio pensiero, e nel nostro programma, nel programma della lista del nuovo centrodestra, noi portiamo avanti proprio con le proposte per una nuova città che parte dall'antico, cioè dal centro storico, per un rilancio dell'economia, per dare più lavoro, più occupazione ai cittadini. Ecco, quindi anche da parte mia un forte impegno sociale, un impegno per la famiglia, per le nuove famiglie, per i servizi, quindi il discorso della metropolitana di prima, per le opere pubbliche, per un nuovo piano regolatore, perché la città possa vivere in un modo diverso. Noi siamo ormai nel 2000, siamo nel 2014, noi non dobbiamo dimenticare il nostro passato, quindi ad esempio noi non dobbiamo vendere gli edifici pubblici della nostra città, non dobbiamo vendere ad esempio l'ex ospedale, ma dobbiamo rivalutarlo, non dobbiamo vendere le ex case municipali, ma dobbiamo valorizzarle. È tutto il discorso del nostro programma per il centro storico, proprio quello, valorizzare quello che i cittadini di Rivoli di un tempo ci hanno portato e ci hanno lasciato ai giorni nostri, e lavorare attraverso quello, attraverso il rilancio dell'economia, attraverso il rilancio dell'occupazione, quindi dell'area industriale, e attraverso l'arrivo della metropolitana da Rivoli, per un rilancio sociale di tutta la nostra città, perché io credo che il mio impegno di sempre, di oggi, e mi auguro di domani, sarà sempre quello al servizio di tutti i rivolesi. Grazie. Marziano, io risponderei così. Io penso che qualsiasi amministrazione, a maggior ragione se sia di centro-sinistra con il sindaco di sinistra, debba soprattutto volgere lo sguardo verso il basso giorno per giorno per aiutare chi in questo momento sta indietro. La crisi economico-finanziaria, naturalmente, lo sappiamo, lo vediamo, ha avuto un risvolto sociale gravissimo. E questo ha comportato e comporterà nei prossimi anni una grande attenzione alla partita del sociale, che se vogliamo possiamo segmentare in tre settori: l'emergenza abitativa, le politiche attive del lavoro e il socio assistenziale. Noi in questi 5 anni, cercando di razionalizzare tutti i centri di costo, siamo comunque riusciti ad incrementare queste partite di circa il 20%. La prossima amministrazione per noi deve vedere lo stesso incremento, naturalmente compatibilmente con il bilancio addirittura aumentato, però concretamente noi dovremo passare da circa 2.700.000 euro investiti sul sociale a circa 3.100.000-3.200.000, questo è l'obiettivo, perché guardate, le politiche sociali non si fanno con la filosofia, si fanno con le risorse che vengono allocate e finalizzate sulle priorità. E le priorità sono queste tre. Però l'ente comunale non può essere solo l'ente di assistenza, deve anche pensare alla crescita e allo sviluppo della città. E qui c'è una leva fondamentale, anzi l'unica direi, oltre a un po' di creatività, che hanno in mano le amministrazioni comunali.
e sono le leve delle pianificazioni di breve periodo, di medio periodo, i programmi di opere pubbliche triennali. Io ho sentito dire tante cose, guardate, ci sta tutto, eh? Bisogna fare solo i conti con le disponibilità reali, che grosso modo per i prossimi 5 anni saranno di circa 35 milioni di euro, più vicino ai 30 che ai 35, ma voglio essere ottimista. E allora tutto quello che vogliamo fare, tutte le nostre strategie, tutte le nostre visioni di città devono essere collocate in questa, in questo vincolo, in questa risorsa, perché abbiamo anche un altro obiettivo, quello di diminuire il debito complessivo dell'ente. E allora io vi cito le 3-4 priorità principali. Innanzitutto bisognerà pensare di ricostruire, naturalmente a lotti, secondo criteri di modularità, il complesso della Gobetti e Gozzani, che tutto sommato potrebbe valere intorno ai 10 milioni di euro. Poi dovremo sicuramente al secondo posto mettere ancora una volta la riqualificazione della viabilità cittadina. Noi su 440 vie ne abbiamo ristrutturate, riqualificate 139, ma ancora resta da fare. E subito dopo quello che ci siamo detti, la riqualificazione, il riuso, la ridestinazione degli edifici storici della città, sulle quali bisognerà aprire un dibattito, perché io ho delle idee chiare, la maggioranza delle idee chiare, ma vorremmo confrontarci con i cittadini. Grazie, Massimo, prego. Quindi sicuramente condivisibili quelli che ha detto il sindaco, l'attenzione verso il basso vuol dire tornare sul tema che abbiamo trattato con la prima domanda anche, l'attenzione verso le problematiche del lavoro, dell'occupazione. Io penso ad un tavolo pubblico-privato dove si confrontano comune, provincia, regione, imprese, associazioni di categoria, con l'obiettivo di elaborare una strategia comune di impresa, con l'obiettivo di trovare la possibilità di intercettare finanziamenti a livello europeo. Penso alla possibilità di istituire un apposito ufficio comunale che studia su progetti che possano essere finanziati con fondi europei. Penso naturalmente alla possibilità di reperire risorse da destinare all'attività di ripresa economica, anche andando a fare un'opera rigorosa di controllo su quello che si fa. L'esperienza di questi anni a me ha insegnato questo. Il comune spende dei soldi e fa molti lavori. Voi avete sotto gli occhi le strade della città, su cui noi abbiamo messo 10 milioni in questi anni. Però le strade, a parte che abbiamo fatto 140 su 440, come ricordava il sindaco, le strade, comunque anche quelle fatte, presentano ancora carenze. Questo vuol dire che ci va un maggior controllo sui lavori fatti. Tecnici comunali, dipendenti comunali che escono la mattina e vanno per strada a vedere se i lavori sono stati fatti bene. E se non sono stati fatti bene vanno contestati alle imprese e vanno applicate penali o non vanno pagate. E una modalità, quella del controllo, che consente all'ente locale di risparmiare una barca di soldi. L'abbiamo visto in alcuni casi in cui io mi sono prodigato per applicare delle sanzioni, abbiamo recuperato centinaia di milioni di euro. Penso naturalmente che dire Rivoli città turistica non è uno slogan. Rivoli non è una città turistica, lo può diventare. Ma, per esempio, bisognerebbe pensare a non intasare tutti i buchi che si creano nella città con palazzine residenziali. Pensare, per esempio, ad insediamenti di tipo artigianale, delle botteghe artigianali che hanno anche l'attività commerciale annessa e che diventano punto di attrazione. Scolpire le residenze nel centro storico quando non si tratta di residenze, di edifici di valore storico architettonico, per creare degli spazi e creare delle attività che possono diventare attrattori, per esempio turistici. E via discorrendo.
Il nostro viaggiatore marziano, magari di ritorno a Rivoli dopo un viaggio interstellare, magari ha fatto un giro di 20 anni, ritorna in questa città e scopre che i politici di questa città sono gli stessi che ha lasciato 20 anni fa. A parte Bottiga nel sottoscritto è così, e questo secondo me è il vero problema. Questa volta abbiamo l'opportunità di fare un cambiamento. Il cambiamento per noi vuol dire provare a ragionare in maniera diversa. A volte le parole hanno un impatto importante, per esempio si parla di viabilità, si è parlato di TAV. Io per esempio sono a favore dei TAV, dei trasporti ad alta utilità. Invece di parlare di TAV, dei treni ad alta velocità, io penso che sia importante parlare dei trasporti ad alta utilità, quelli di tutti i giorni, quelli che ci portano a Torino, perché quante volte nella nostra vita andiamo a Lione e quante volte andiamo a Torino? I problemi della viabilità sono quelli di tutti i giorni per andare a Torino da parte dei lavoratori, da parte degli studenti, per fare la differenza. L'unico modo è, in attesa della metropolitana che tutti vogliamo a parole, è fare qualcosa di immediato. Noi proponiamo una navetta, un metro bus, un metro che trasporti velocemente i cittadini da Rivoli, con una fermata a Rivoli, una fermata Cassinelica, direttamente alla metropolitana, in modo da tagliare drasticamente i tempi, con un'azione sui semafori per fare in modo che, come io sono stato a Budapest per esempio, che sembra dovrebbe essere indietro rispetto a noi, tutti i semafori sono temporizzati e si attraversa la città in poco tempo. Poi voglio dire che per esempio noi siamo a favore, si parla di inceneritore, che dovrebbe essere l'ultima, che deve essere l'ultima istanza, noi siamo a favore della raccolta differenziata. Se vediamo quelli sono i programmi di tutti i partiti politici, nel 2009 si parlava di innalzare la raccolta differenziata. Siamo ancora lì, anzi forse abbiamo perso un punto rispetto alla situazione precedente. Calcolate che una città come San Francisco di 807.000 abitanti ha 78% di raccolta differenziata. L'unico modo per fare la differenza, per dare la possibilità ai cittadini di scegliere quanto costa veramente il discorso dei rifiuti è applicare la tariffa puntuale. Poi la vera novità è questa: noi abbiamo presentato per realizzare queste cose una squadra di assessori fatte da persone professionalmente valide, e le abbiamo presentate prima delle elezioni. Per la prima volta c'è una rappresentazione degli assessori prima delle elezioni. Sono persone qualificate, qualcuno le può andare a vedere. Adesso. Ok. Però se non sa, volete anche calore. Presentate, io penso che questo sia un dato di forte democrazia, avere la possibilità di scegliere chi ci governerà. Perché la domanda che voglio fare io è questa: a parte i candidati, chi ci governerà? Ci saranno degli apparentamenti dopo il primo turno? Ecco, è una domanda che. Sinceramente, se uno straniero arriva a Rivoli, la prima cosa che dice è wow, è bellissima. Penso che non ci sia persona che dice che Rivoli è brutta. Il problema di Rivoli, come ha detto Stefano, è cambiare. Perché se non si cambia queste amministrazioni, non si cambia nulla. Perché se abbiamo dei problemi economici, non è per noi nuovi, ma è perché ci hanno amministrato fino adesso. Perché finora abbiamo sprecato la possibilità di investire soldi pubblici su opere utili, perché sinceramente noi cittadini abbiamo detto, con referendum e altre cose, che certi sprechi non andavano fatti, però senza ascoltare i cittadini li hanno fatti, e questa è la differenza vera e propria. L'alieno dirà wow, una bella città, però noi dobbiamo dire cambiamo,
Grazie. Mi aspettavo di meglio di te, però questo passa in governo, periodo di crisi. No, è che veramente ho preparato 5 domande che così sto coperto, invece le siete cantate tutte quante. E quindi non è che mi resti moltissimo. L'ultimo ho detto, vabbè, è una domanda, le 3 domande, le 3 cose che fareste nei primi 100 giorni, però adesso che siamo arrivati adesso 3 secondi fa. E allora, in realtà quello che. È proprio sicuro che lo avete fatto. No, allora, in realtà una domanda si potrebbe fare, visto che avete solamente sorvolato, perché avete sorvolato su tutto, dai rifiuti fino alla città turistica. In realtà se ne parla da tanto, era all'inizio una cosa straordinaria, ma come si può fare? Se si può fare? Avete un progetto, anche se io ho sempre detto che dovrebbe dormire un po' più, non in Brianzolo, dormire pochissimo, perché dovrebbe sognare una città nuova, che mi sa che l'ho detto prima una volta. E voi avete sognato cosa fare di Palazzo Chiozzo, del Palazzo di Città, di Villa Canipusso, che in questo momento vi dicendo a terra di provare ogni tanto poi sempre gli stessi, e io vi conosco abbastanza bene tutti, anche vorrei, non politico però. Come Ascoli, me lo ricordo, sono l'unico che mi muovo, nuovo di pacca, però non deve essere lo soltanto giovinotto, non sono cordiche, insomma abbiamo tutti i capelli bianchi. E cosa ne fareste? Cosa ci avete pensato nel vostro programma? C'è qualcosa per rendere questa attrazione? Anche perché io vedo questa piazza dove siamo adesso, dove 2, 3, 4 mandati fa, qualcuno diceva che bisognava ripensare a Via Viola dalla metà in su, cioè insomma dalla casa del Conte Verde in sopra, perché sotto funziona, e il sopra che non va tanto, e da qui in via Piazza Ollani e via Ferriscorrello, ma c'è un progetto, avete pensato qualcosa, si può fare? Io sono tutto un altro, così mi ringrazio, qui sono nella sua casa, e allora solo mi fai, sì. Allora, quanti di voi, cosa ne pensate del Velox? Come scimmie che si possono andare a manetto sopra la macchina, così fanno un incidente ed è colpa di altri sempre. Cosa ne pensate dell'autovelox? Siete a favore, contrari, pentiti? Ma soprattutto, perché il problema sta lì, perché è sempre un problema di piccio, come coprite il buco? Perché lì destini da lezioni, perché voi avreste il bimbo che deve invidiarlo, non è che ci caricate un'altra casa, però che richiamo in altro modo. Prego. Grazie Patrizio. Due domande e 3 minuti. Ma io credo nella bontà di tutti i candidati che sognino un arrivo in migliore. Una piccola battuta, è vero che da un po' di tempo ci sono sempre gli stessi politici a Rivoli, è anche vero che sono scelti in modo democratico dai cittadini. Io ammetto, io sono purtroppo sempre stato l'opposizione, ho sempre vinto gli altri, però ho vinto in modo democratico, questo bisognerà, perché no, se no sembra che tutti gli altri che fino adesso hanno votato per convinzione o per programmi o per quant'altro siano delle persone, se vince qualcuno, come potrebbe vincere qualcun altro, ma si vince in modo democratico. Mi dispiace che devo ricordarlo io, ma comunque va bene lo stesso. Io, tra le prime cose, mi piacerebbe restituire la collina morenica alla città di Rivoli. Io ho scritto nel mio programma la rimozione totale della risalita, che si può attuare. La rimozione totale della risalita, innanzitutto va fatto prima un studio di fattibilità, costi e benefici, che farebbe gratuitamente il Politecnico con un corso. Appurato questo, risparmiando i soldi della manutenzione che paghiamo ogni anno, si potrebbe ritornare restituendo la collina alla città con delle scalinate dolci, vuol dire con gradini larghi, con isole, con panchine, lampioni, con cornice di verde intorno.
il costo sarebbe intorno, ma senza il costo benefici, lo vado a individuare io, intorno agli 800-900 mila euro, con risparmio della manutenzione è già metà. Questo è un sogno. L'altra domanda era sull'autovelox. Anche questo l'ho scritto e per chi mi conosce è un po' ridondante. Per chi non mi conosce è una cosa nuova. Noi abbiamo scritto che manterremo l'autovelox di corso alla mano perché è tarato a 70 km su un rettilineo. È vero che lì non attraversa nessuno, però è anche vero che 70 km all'ora è una velocità che si può sostenere, non è un'alta velocità, non è una bassa velocità. Invece siamo contrari all'autovelox che è posizionato in Corso Francia nei pressi del municipio, in discesa, lì non mi risulta, nonostante che ci sia una relazione fatta alla prefettura, lì non mi risulta che sia mai morto nessuno. Purtroppo le tragedie le abbiamo avute in prossimità dei semafori, chi abita a Rivoli da tanto tempo lo sa benissimo. Corso 4 novembre, via Macario e anche quello di via Tagliamento di Astura della Standa. Quindi io sposterei, la mia proposta è sposterei l'autovelox di Corso Francia all'incrocio dell'Iperstandard, della Conad, e lo tarerei solo per i semafori rossi, non più per la velocità, ma per il semaforo rosso. È un autovelox che è nato per fare cassa, è sotto gli occhi di tutti, la cassa l'hanno fatta, adesso ne fanno di meno di incasso, spostiamolo e andiamo a sanzionare chi passa col rosso. Premesso che anch'io sulla questione della risalita, le battaglie che sono state fatte in questi anni hanno dimostrato molto più impegno contro la realizzazione dell'opera, però purtroppo oggi l'opera c'è e quindi bisognerà attentamente verificare che cosa farne, perché poi è tutto un discorso di fattibilità economica, di gestione, di cosa fare di questo manufatto che tra l'altro non porta nulla alla città, perché vediamo tutti ogni giorno, sabato e domenica, quando vengono i turisti da fuori, che il percorso naturale è quello di fare via Fratelli Pioli, salire strada al castello e arrivare direttamente al castello a piedi. Per cui questo dimostra ulteriormente l'inutilità di quell'opera e quindi lo spreco di denaro che c'è stato. Non parliamo poi del bozzodromo, perché anche lì apriremo una parentesi molto che ci sarebbe facile per noi dell'opposizione nei confronti della maggioranza. Basta far dire la parola bozzodromo e voi tutti capite che cosa vuol dire. Cioè, un altro grosso errore di questa amministrazione, ereditato dal sindaco di Sicchi, però è sempre stato portato avanti dall'amministrazione di sinistra che hanno retto questa città. E dato che la domanda di Patrizio era ben specifica, era sugli edifici storici di questa città, che cosa fare? Dopo la ristrutturazione, ad esempio, proprio nel programma del nuovo centrodestra, noi abbiamo messo, ad esempio, per le chiese storiche di Rivoli, di trasformarle, cioè ovviamente oltre alla loro funzione religiosa, ma nelle ore di fuori delle funzioni religiose, fare del museo dell'arte sacra. Vi ricordate forse che qualche tempo fa c'era un progetto sulla nostra città, addirittura l'allora assessore alla cultura aveva portato una delibera in giunta che poi, e poi addirittura in sede di commissione consigliare, che poi fu ritirata, per istituire a Rivoli della collezione d'arte il museo dell'arte sacra. Poi non si è saputo più nulla, l'unico effetto è stato quello che alcune opere di arte sacra della collegiata alta sono state portate da Curia a Torino con la scusa del restauro, sono poi state messe nel Museo Diocesano di arte sacra che è stato realizzato nei pressi del Duomo a Torino, che dimostra chiaramente che Rivoli ha delle opere di valore. E quindi questo, diciamo, è il museo religioso. L'altro aspetto, negli edifici pubblici della città, realizzare il museo civico della città. Rivoli ha opere d'arte nei magazzini, ha opere d'arte imprestate da altre parti, a Torino penso anche alla regione Menaria, e quindi è ora di riportarle alla luce del sole. Terzo aspetto, noi abbiamo delle associazioni culturali di una valenza notevole della nostra città, culturali e non culturali. Io credo che la collocazione in una delle sedi municipali del centro cittadino sarebbe una collocazione cosa. Mi viene in mente ad esempio l'Uni3, che oggi come oggi è costretta a peregrinare un po' tra varie sedi per realizzare le sue notevoli attività. Questo potrebbe essere un utilizzo, cioè un utilizzo dei edifici storici della città collegato veramente al cuore cittadino.
L'altra domanda, rispondo velocemente all'altra domanda, è quella sull'autovelox. Chiaramente anche noi nel nostro programma, almeno scritto, siamo per il mantenimento di quello di Corso Romano. Siamo per togliere completamente quello di Corso Francia, in quanto che appunto è fatto solo per fare cassa. Nel nostro programma abbiamo detto di portare l'autovelox trasformato in controllo del semaforo, cioè di pulire chi passa immediatamente con rosso, sempre con sofferenza, all'altezza appunto dell'imbocco della tangenziale. Grazie. Sì, grazie. Allora, due piccole precisazioni. Noi non abbiamo la giunta perché siamo una coalizione e la democrazia dobbiamo farla valere soprattutto in casa nostra, per cui la composizione della giunta era conto dei risultati elettorali. Preciso che io 20 anni fa non ero in amministrazione, lavoravo come ho lavorato tutta la vita, a differenza di qualcuno però milito nei partiti della sinistra democratica da quando avevo 18 anni. Ho sempre fatto militanza, ho avuto solo l'avventura di amministrare da 5 anni a questa parte. Patrizio, per quanto riguarda gli edifici storici, Villa Cale du Sol deve essere la sede istituzionale e di rappresentanza del Comune di Rivoli, deve continuare ad ospitare queste due grandi associazioni che sono l'UNTRE e il Colle dell'IS e l'AMPI. Dobbiamo riqualificare il sottotetto per farlo in sede di qualche altra associazione. Per quanto riguarda il Palazzo di Città, per intenderci Piazza Matteotti, io dico l'idea che è un testa, mi preoccupo un po' di essere d'accordo troppo con Aldo, ma per me sarebbe da destinare a casa delle associazioni, così come in tanti altri centri storici, soprattutto della Toscana, proprio per far rimanere al pubblico un edificio, l'edificio pubblico di eccellenza per la città. Per quanto riguarda Palazzo Piozzo di Rosignano, la mia idea è quella di farci il museo storico della città. Noi abbiamo in cantina opere per un valore di circa 5 milioni, 6 milioni di euro che vale la pena di essere esposta, però farvi un museo anche multimediale del territorio che magari si autoregga un po' anche con delle iniziative commerciali. Santa Croce e Collegiata Alta devono essere destinate, naturalmente quando non siano impegnate nel culto, a fare concerti, a fare esposizioni e quant'altro. Per fare questa cosa qui, vi dicevo, occorrono circa 9 milioni di euro, che sono nella possibilità di finanziamento della città, al netto della cantierizzazione della metropolitana. Nella mia idea, avendo spalmato i famosi 30-35 milioni di euro, si potrebbero investire nei prossimi anni tra i 4 e i 5 milioni di euro, quindi fare metà dei lavori. Preciso che per la destinazione di Palazzo Piozzo e del Palazzo di Città, le mie idee vorrei metterle a confronto, le mie idee che poi sono quelle delle idee della coalizione, vorremmo metterle a confronto con i cittadini, perché pensiamo che la destinazione di contenitori così importanti vada condivisa. Autovelox, il gettito previsto per quest'anno è di 4,8 milioni di euro e quindi non posso negare che contribuisce alla quadratura del bilancio di spesa corrente degli investimenti. Sottolineo solo il fatto che comunque abbiamo avuto anche dei vantaggi dal punto di vista della sicurezza stradale, perché abbiamo battuto gli incidenti di circa il 40% nella città e del 50% su Corso Francia. Il parere che ci sia un orientamento condiviso al di là delle differenti sensibilità politiche, non sono io moderatore, sul fatto di utilizzare il patrimonio architettonico di pregio che abbiamo nella città per dare, come dire, prestigio ad una serie di attività che possono costituire elemento di richiamo, di attrazione e anche un, in qualche modo, un volano di tipo così. Ci vogliono i soldi per mettere a posto e nella dimensione di quello che è l'attuale situazione delle casse del comune, le risorse grosso modo ci sono. C'è da gestirle però,
cioè da gestirle, da farle funzionare e da fare in modo che l'obiettivo teorico posto a monte si concretizzi davvero. E allora io aggiungo a quello che i colleghi hanno detto, no? L'elemento che è stato trascurato, ma cercata una sinergia tipo imprenditoriale con il privato che investe in impresa culturale, perché la cultura, se lo fai pubblico, è in genere una voce rossa nei bilanci. La cultura, se fatta in maniera concertata con il privato, diventa attività imprenditoriale e diventa anche attività economica che produce. Arrivare al punto di non fare cose episodiche, capita un bel concerto, capita una bella mostra, ma cose radicate nel territorio, cioè che si possa dire, ah, questa roba c'è a Rivoli. Vi faccio un esempio, Vignale Danza, Vignale è uno spunto, Vignale Danza è partita come un'esperienza estiva, così, per l'attrazione turistica durante l'estate. Vignale Danza è diventato un appuntamento mondiale che porta migliaia di turisti e fa girare un volano economico su cui ormai si incentra la vita della cittadina. Quindi pensare all'uso di questi contenitori con un'attività imprenditoriale concertata con il privato che gli dia fiato e ossigeno dopo, perché se no noi ci mettiamo 9 milioni all'incirca, come dice il sindaco De Sì, ma poi probabilmente segniamo il passo. Allora va fatta questa ricerca. Sull'autovelox è fuori discussione che hanno contribuito le risorse che sono entrate a quadrare i bilanci. Ma c'è una cosa che tranquillizza un po' la mia coscienza, per cui io sono del parere che potrebbero continuare a stare lì dove sono, sia l'uno che l'altro, che nessuno mette la pistola alla testa a nessun automobilista perché corra e prenda la multa. Basta starci attenti, non lo so, lasciando prendere. Per inciso, il primo giorno che ho entrato in funzione ci ho pagato la multa. Ho imparato e sto spartendo. Non è quello il problema. Il problema della cittadinanza, il problema della cittadinanza non è la torre. Allora, la democrazia, diceva Caruso, io trovo che sia una parola fondamentale. Infatti noi come Movimento 5 Stelle siamo qui proprio a proporre un'alternativa democratica. Chi prende i voti governa, ed è giusto, nessuno mette in dubbio il fatto che chi ha governato fino adesso l'ha fatto perché ha preso dei voti, chi è stato consigliere l'ha fatto perché ha preso dei voti. Noi facciamo una proposta, non spacchiamo vetrine, non ribaltiamo banchetti, facciamo una proposta democratica di alternativa. Vasilice giustamente non è stato consigliere prima, però ha fatto politica da tanti anni, era segretario del partito ad esempio quando è stata fatta la scelta della risalita, non l'ha mai nascosto, voglio dire, era segretario del e sulla risalita vogliamo dire una cosa, noi abbiamo fatto un ricorso alla Corte dei Conti perché c'è un grosso problema legato all'utilizzo di questa opera per i disabili, per noi è un grosso problema visto che è un investimento pubblico importante. Pensiamo che la prima cosa da fare una volta che prenderemo come sindaci questa città sarà quello di fare la verifica della stabilità di questa collina, perché quello che sta succedendo è che ci sono dei problemi di stabilità e vogliamo che questa cosa venga verificata, può darsi che sia tutto a posto, ma vogliamo per prima cosa verificare la stabilità e poi utilizzare la risalita per fare una mostra temporanea che varierà nel tempo, 6 mesi i manifesti del cinema, 6 mesi le fotografie, insomma utilizzarle in modo che abbia senso andare in quel posto perché altrimenti non ha senso. Per quello che riguarda gli edifici storici, chiedeva Patrizio, io penso che sia importante riuscire a creare un'identità per quello che riguarda l'arte contemporanea. Per noi l'arte contemporanea non è soltanto l'arte di elite, quella che c'è al museo, che non tutti capiscono, ma invece l'arte del Novecento, quindi per noi l'arte contemporanea è anche il cinema e anche il fumetto. Per esempio l'idea di creare, sfruttando quelle che sono le risorse importanti, arrivo al Museo del Fumetto, abbiamo alcune delle associazioni del fumetto conosciute in tutta Italia e per esempio la creazione di uno di questi edifici
di un museo del fumetto può essere sicuramente una soluzione. Per quello che riguarda il bocciodromo, noi abbiamo detto chiaramente che un'opera pubblica che costa 3 milioni non può essere svenduta ai privati. La notizia di questi giorni è che dopo una prima assegnazione che non è andata a buon fine, pare che ci sia stata un'ulteriore assegnazione proprio in scadenza di mandato. Riteniamo che questa cosa sia un problema, perché siamo convinti che la prossima amministrazione avrebbe dovuto avere la libertà di decidere che cosa fare di un investimento così importante per la città. Dico una cosa per invece che sono d'accordo: lo spostamento dell'autobus dalla Porta Francia alla zona dell'uscita dalla Tendenza. Se ricordo bene, nel 2004, quando c'è stato il cambio della nuova edizione, il De Sì era segretario del DS, se ricordo bene. All'epoca, su Luna Nuova era uscito un bellissimo articolo e diceva: Boetti saluta e ride, tutto realizzato. Il discorso è semplice: nel 2004 avevano realizzato un nuovo municipio e dal 2004 a oggi abbiamo tutti gli edifici, sono passati 10 anni, vuoti e senza idee. La questione è questa, che c'entra tutto, perché chi governa la città e chi il partito aiuta a governare la città sono legati, perché senza idee non si va avanti. Quindi svuotare degli edifici per realizzare un'opera come quella che si è fatta, non è che non disdegno, ma dico come è stata fatta, ha portato un danno alla città. Primo, sul patrimonio inutilizzato e abbandonato da 10 anni, e secondo, l'operazione che è stata fatta. Perché, come tutti hanno visto in questi mesi, purtroppo, per dire l'ennesima manovra dell'amministrazione, dove su un'area industriale faranno realizzare, parlo del pianeta Traverso, un edificio commerciale. E cosa hanno fatto loro? Hanno preso, hanno sventrato completamente quell'edificio e ne realizzano uno nuovo. Economicamente costa di meno e porta dei vantaggi. Questo per cosa dire? Dire che l'attuale edificio, dove l'amministrazione dell'epoca del 2004 ha scelto di andare lì, era un edificio dove era da radere al suolo ed edificabile nuovo con le caratteristiche edilizie che stanno attuando adesso, tramo nel 2004, già passato il doppio millennio. Quindi si costruiva già con dei criteri economici validi. Questo perché? Perché è inutile abbandonare degli edifici senza sapere bene cosa fare. È inutile andare in un edificio vecchio e avere dei costi di gestione e manutenzione altissimi, perché fa caldo d'estate, fa freddo d'inverno. Nello stesso tempo, nel cambio di stagione, c'è anche le problematiche che chi lavora lì dentro lavora in situazioni paradossali, nel senso che dove c'è parte il sole abbiamo delle temperature altissime, e gli edifici dove non le parti delle stanze dove parte il sole abbiamo delle temperature bassissime. Autovelox, comunque l'autovelox vanno messi da dove serve. Walter Maurizio di idee per Rigoli. Volevo semplicemente ringraziare i candidati sindaci che hanno partecipato a questo confronto di idee. Mi spiace che qualcuno non abbia colto l'occasione, perché mi pare che questa sera si è parlato dei problemi di Rigoli, non si è parlato dei problemi di Roma, ma evidentemente non ha forse interpretato bene le domande e lo spirito di un'iniziativa. Ringraziamo i candidati sindaci, voglio anche dire quei
questo, le idee, le domande, le proposte che voi avete trovato, diciamo come proposte che abbiamo fatto, nascono da un lavoro che abbiamo fatto, iniziato l'anno scorso, da alcuni amici, e non solo amici, ma anche alcuni riferimenti di Rivoli e anche di Cosenza, in merito a un'iniziativa che si chiama Idee Rivoli, iniziative che nascono nell'ambito di Idee per Torino. Idee per Torino, per chi non lo sa, è un'associazione che è nata in occasione delle elezioni comunali. Il presidente fino all'anno scorso era Valentino Castellani, che è il sindaco di Torino. Noi abbiamo queste iniziative di Idee per Torino, che poi ha diciamo delle due altre dependance, sono il Torino di Torino, anche da mirare due anni fa. Riprendiamo la giornalista, che bello. No. Faccio così con la Maria. Con cui poi concordarsi nell'operato dei vari candidati, sui sindaci quando verranno eletti. Il lavoro che facciamo non sarà un lavoro a termine con le persone. È un lavoro che continuerà nel tempo. Il confronto che vogliamo fare con diciamo, la politica, con Rigoletto, continuerà. Continueremo a raccogliere idee e a proporre. Poi abbiamo raccolto queste idee, abbiamo anche fatto un quaderno, questo, di più importante, quindi questo è non so, alcuni dei momenti sono arrivati al nostro lavoro, continueremo questo lavoro, continueremo il confronto con l'amministrazione e continueremo anche a verificare se le cose che questa sera i candidati hanno illustrato verranno mantenute nel tempo e diremo anche loro quando magari hanno preso delle iniziative diverse rispetto a quelle che qui sono state illustrate stasera, che la coerenza non c'è e dovremo anche loro spiegare perché hanno magari cambiato idee. Cambiare idea può, ma rimane spiegato ai cittadini e fare in maniera che il cittadino abbia le motivazioni per cui si è deciso di fare alcuni. Ringraziamo tutti per la vostra collaborazione, vi ringraziamo anche per il fatto che siamo riusciti a fare grazie all'amico Dolce nei tempi, perché lui ha veramente un amico da tempi, ma in realtà alle 11 qualcosa abbiamo finito. Io volevo ringraziare voi del pubblico che si avete ascoltato con attenzione, con civismo questo incontro. Un ringraziamento particolare ad Alessandro Zanetti che ha curato tutta la ripresa. Questo è un ricordino, una stampa della Meridiana che chiediamo ai candidati, ai giornalisti e ad Alessandro per il suo impegno. Niente, non è niente di particolare, però tanti auguri a tutti.